Oggi andiamo a vedere che cos'è questo prodotto. In pratica è un prodotto molto utile per chi deve portare il segnale HDMI da un punto ad un altro di un'abitazione o di un ufficio. E addirittura se io devo fare anche un piano, due piani di un'abitazione, posso utilizzare questo strumento. Allora, questo strumento in pratica si basa su delle apparecchiature che posso entrare con il cavo in questo modo, nel mio cavo HDMI, uscire utilizzando un cavo in categoria o un UTP in categoria 6 o anche 5, però è meglio comunque il 6 perché porta più segnale, e dall'altra parte fare la stessa cosa, entrare con il mio segnale video, il mio segnale sull'UTP categoria 6, entrare nello strumento e poi uscire con l'HDMI e andare magari a un televisore oppure a un monitor, a un sistema di registrazione. Anche perché il problema dell'HDMI è proprio che non si riesce a portare il cavo. In questo modo io invece riesco a utilizzare appunto questo tipo di sistema. Qui vi faccio una semplificazione di come viene installato. Io in un punto diciamo, al mio piano terra di un'eventuale casa, posso avere il mio strumento, andare ad alimentarlo con una semplice presa e l'alimentazione che è in dotazione, uscire con il mio cavo UTP e vado all'altro ricevitore tramite un cavo UTP, appunto. E posso poi dall'altra parte chiaramente alimentarlo con un'altra presa del piano superiore. In questo modo riesco a trasmettere il segnale HDMI molto pulito e portarmelo dentro in un altro video al piano sopra o a distanza fino a 60 metri. Da 1 a 60 metri questo prodotto riesce a portarlo. Il vantaggio sostanziale è che io posso portarmi il cavo e poi fare semplicemente i miei connettori in RJ45. Ho fatto due video approfonditi di come poter creare questi tipi di cavi, questi tipi di connessioni volanti, ma anche un'eventuale presa a muro. Il bello di questo sistema è che posso crearmi un'eventuale rete e portarmi al primo piano, avere un'uscita per un video e poi tramite uno switch andare ad un altro piano e fare la stessa cosa, avere solo un trasmettitore in uscita. In questo caso, nell'istruzione possiamo vedere come è fattibile un tipo di collegamento. Infatti in questo disegno troviamo in alto a sinistra il DVR che tramite il cavo HDMI si collega al nostro TX. Con il cavo UTP andiamo a raggiungere l'RX che a sua volta con un cavo invece HDMI ci consente di vedere le immagini in una televisione o in un monitor. Se anche questo video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al mio canale. E comunque guarda tutti gli altri miei video che trovi qua. Ciao, al prossimo!